Murder Fight scrive: non sarebbe meglio continuare la storia invece di fare le side story? Io ti voglio bene, murderer, ma fatti i cazzi tuoi. Oh, i tuoi. Fatti i cazzi tuoi. Mentre dicevo a mio fratello, non mi ricordo più il nickname, di farsi i cazzi suoi, mi sono scordato di accendere il depuratore e adesso lo avvio. È che ho una felpa di Kuromi molto bella, però ha una coda come se io fossi un diavoletto, ok? Il problema è che ce l'ho tutta nel culo in questo momento, perché sono seduto su una sedia. Però mi dà fastidio perché c'è proprio... La vedete questa? Questa è una coda ed era su per il mio culo. Nella stanza di Biduf scopriamo che ci dormono anche Laudred e Corfish. Va bene. Ecco la sua mela perfetta. Evviva, grazie! Ogni notte non faccio che allontanarmi furtivamente da tutti gli altri e portarle una mela perfetta dal deposito. E poi la palleggia, non la mangia! Non ne posso più. Non credo siano scopamici. Oddio. Questo è un globo difesa? Sono Sidonia e Sabaku! Bene, non è danneggiato. Quello strumento è piuttosto importante per lei, capitano. Però... Raga, ho avuto un brivido. È bellissimo che abbia un oggetto che non serve a niente. Ne traggono beneficio solo i Pokémon coleottero. Effettivamente hai ragione, ma si tratta di uno strumento speciale. È il motivo per cui ho deciso di diventare un esploratore. Sto tutto nel godo. Allora vivevo in maniera semplice e spensierata. In una magnifica prateria. Abitavo in una piccola casetta. Buongiorno Iglybuff, anzi, buongiorno Iglybuff, fanno tutti le remosce. Buongiorno. Vai a giocare con i tuoi amici oggi, non è vero? Iglybuff, andiamo a giocare! Sono arrivati i tuoi amici. Oh Iglybuff! Ciao a tutti! Evviva, andiamo, andiamo! Cari, portato delle gomme, ne volete una? Evviva! Io ne voglio una! Adoro le gomme tanto tanto, smoochies! Ehi voi! Un po' sospetti loro. Oh no! Sono quei prepotenti di Banette Scorupi. Hai delle gomme? Donne una anche a noi. Daccene tante. Un sacco tipo. A valanghe. Certo! Amicissimi! Piccolo! Non capisce che sono cattivi! Strano che non abbia la benché minima paura di noi due. Ehi, dammene un'altra. Sì. Ecco gomma. Ah, no, aspetta, me le ho finite, scusate. E pensare che ne avevo così tante. Che fine avranno fatto? Wow, ce le siamo mangiate tutte noi. Possibile che non se ne sia neanche accorto? Ti perdoniamo, ma la prossima volta ne devi portare di più. Sì, amicissimi! Non lo sopporto! Non li perdonerò! No, 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 meglio non immischiarsi, sono troppo grossi e minacciosi. Dovremmo avvertire la mamma di Iglybuff. Lei saprà cosa fare. Dormi, piccino. Dormi tesoro, la tua mammina ti cullerà. Questo piccolo tondo fatto di sonno e stanchezza sta riposando. Oggi gli amici di Iglybuff mi hanno detto che dei prepotenti si approfittano di lui. Pensi che possa diventare come loro? Beh, è una preoccupazione legittima in realtà. Penso che non ci siano problemi. Iglybuff è sempre così allegro. Lui ha un'indole buona e gentile. Cazzo, Chad, abbiamo già affrontato questo discorso in passato. È stato quando ho scalato quella montagna con Iglybuff. Siamo stati sorpresi da una violenta tempesta. Dobbiamo sbrigarci e scendere a valle. Piccola sfera pervasa dal terrore, poverina. Iglybuff!
Gli sta cadendo un masso addosso? Ho visto un enorme masso che rotolava sopra di me. Beh, non può essere morto perché lo sta raccontando. Papà! Ero schiacciato! In qualche modo ero riuscito a salvarmi. Ma sono sicuro che sia stato Iglibuff a salvarmi. Andrà tutto bene. Dopotutto è pur sempre il nostro figlio. Vuoi giocare agli esploratori? Sì, giochiamo agli esploratori. Dove dovremmo andare? Conosciamo noi il posto giusto. La foresta tenebrosa. Cosa? La foresta tenebrosa? State dicendo sul serio? È assolutamente vietato andare in quella foresta, la mia mamma me lo dice sempre. E poi gira voce che in quella foresta ci sia un mostro terribile, perché volete andare laggiù? Beh, mi pare il posto perfetto da visitare per una squadra d'esplorazione, no? Ora ho capito, avete paura, vero? Non ho paura. È solo che non dovremmo disubbidire ai nostri genitori quando ci vietano di andare da qualche parte. Io non vengo. Nemmeno io. Io nemmeno. Ma guardali, sono solo un branco di fifoni. Ehi, che cos'è una squadra di esplorazione? Non sai che cos'è una squadra d'esplorazione? No. Tu sei ancora qui, quindi significa che hai coraggio, piccolo. E come? Vieni con noi. Perfetto. Vado via. Oh, siamo arrivati. Certo che qui è proprio buio. Oh. Che succede, Scorupi? Ma questo è il posto in cui tutti si raccomandano di non andare, ecco, le profondità della foresta. Ora che siamo arrivati qui ti è venuta improvvisamente paura? Se fai così io comincio a avere paura anch'io, ecco. Che paura. Codardo! Come? Banet, hai davvero l'aria spaventata, lo sai? Ti faccio vedere io chi è spaventato. Ehi! Ehi, brutto mostro! Mi senti? Sono il grande esploratore Banet! Siamo venuti qui per sconfiggerti. Smettila di nasconderti e fatti vedere. Io non sono strano, io non... Lo sapevo che erano solo delle dicerie. Sì, è così. Sì, è così che si vince nel capitolo 5 di Fortnite, in classificata, zero costruzioni, sì è così, sì. Ehi voi laggiù, avete detto di essere una squadra di esplorazione, vero? Andatevene! Venire fino a qui! Ma chi vi credete di essere? Oddio, è qui, è qui! Dei bambini. Per fortuna se ne sono andati. Ehi, piccolo! Faresti meglio a dartela a gambe anche tu. Che ci fa qui, signore? No, no, sei spaventato? No, per niente. Ehi, me lo dice, per favore? Ti ho detto di andare a casa! Se me lo dici, me ne torno a casa, va bene? Quanto sei distorto. Immagino di non avere scelte, e va bene. Vieni con me. Ura! Ma che piccolino! Ah, questa è casa sua. Base segreta. Base segreta. Oh, avete visto come molleggiava? Compratevi una cornice digitale, mettete quella cornice sul comodino più vicino al vostro letto e quando vi svegliate alla mattina guardate questo tondo pieno di felicità e allegria rimbalzare davanti ai vostri occhi. Il mio nome è Armaldo, ero un esploratore ma è successa una cosa per cui ho smesso. Senti, che cos'è l'esplorazione? Eh? Non sai cos'è l'esplorazione? L'esplorazione è... divertimento puro, qualcosa di incredibilmente emozionante. Terre lontane, territori inesplorati. Davvero? Ad esempio, fammi vedere. Ecco, questa mappa segreta. Questa mappa sembra indicare la posizione di un tesoro. Non ha molto senso, vero? Non capisce niente, Iglibuff. È da un sacco di tempo che cerco di capirci qualcosa, ma non sono ancora riuscito a venirne a capo. Però non si arrende. Che cazzo fai, frate? Se ce la farò, tutto cambierà in meglio. Questo è lo spirito dell'esplorazione. Frate, si sta fumando la tua mappa, te lo dico. Ehi! L'ho bruciata, l'ho bruciata. Ehi, piccolo, che cazzo stai facendo? Ah, oh, brucia. Acqua, acqua, qualcuno mi dà dell'acqua. Oh, già, pistolacqua, la so fare. Ok. La mia preziosissima mappa segreta. Carbonizzata. Sotto la parte bruciata c'è qualcosa. Cosa? No, raga, non è che è un calcolatore. All'Aki dell'osservazione e del reconquistatore insieme.
grotta orientale. Grotta orientale. Come hai fatto a capire il segreto di questa mappa? Quando l'ho guardata ho visto che era molto spessa. Così ho pensato che potessero esserci due strati, vedete? Per favore, portami con te, voglio vederlo anch'io. Io sono un esploratore in pensione. E non posso ricominciare l'attività. Ma non hai detto che ti piacerebbe esplorare? Insomma, prima sembrava fossi entusiasta quando ne parlavi. Hai ragione. Ho deciso che andremo. Domani ci mettiamo in viaggio. Sì, bene. Facciamo del nostro meglio. È un altro dei motto della Gilda. Il mattino seguente. Tra le sfere della vita il destino concede al cazzo il compito di puntare sempre dritto, mentre alle palle l'arduo dovere di sopportare ogni colpo. Cosa entrambi insegnano la lezione più umana, resistere e perseverare, anche quando la vita è una serie di colpi bassi. Zodiac, grazie, hai cambiato la mia giornata. Questa è Sam. Dai, andiamo. Prima di iniziare un'esplorazione, dobbiamo fargli un po' una voce più anziana perché abbiamo scoperto che è in pensione. Prima di iniziare un'esplorazione, bisogna prepararsi bene. Guardate come tondeggio. Il tondorrato. Piccolo, hai finito di prepararti? Sì. In marcia allora. 17. Cazzo, un ventega. È tutto due hit. Porco boio! Fantastico! Sosta sfera, here we go! And now you stay firm. Now you don't romp the cuts. And now you die. Ancora approcciamo, godissimo, gran godismo 7. Oh, fantastico! C'è una porta lì davanti a noi. Adesso andiamo. Aspetta, piccolo, aspetta! Non hai visto com'è fatta questa sala? Ci deve essere una specie di trabocchetto. Vedi quel simbolo che assomiglia a un occhio? Se ci inseriamo una roccia o qualcosa di simile, forse attiveremo un congegno. Però ci sono quei tronchi giganti su entrambi i lati. E ho subito notato tutte quelle piccole aperture sul pavimento. Se spostiamo quella colonna lungo il solco in cima all'interruttore sul pavimento, accadrà qualcosa. E poi queste punte sul muro. Guardale. Cosa sarà questo cristallo? Forse se lo colpisco succederà qualcosa. Sembra che anche questo aggeggio abbia una qualche funzione. Dobbiamo fare molta attenzione. Ok, capito. Oh, c'è un bottone. Eh? Cosa? Badabum! Lo rompe. Ce l'ho fatta, l'ho aperta. Ma cosa? Ehi, sbrigati. Va bene, figliolo, va bene. Ma che cazzo. C'è un forziere laggiù. Al suo interno c'è un globo difesa. Wow, è fortissimo. Cos'è? Non so neanche che cos'è, piccino. Ha detto che è bello, fortissimo. Che cazzo è? Io non premerò mai più A. E questa è la fine della blind run. Ehi! Mi stai ascoltando o no? Ma sì, ti ho sentito. Non ci capisco niente. Ma è troppo bello. Ce l'abbiamo fatta. Sì! Sì! Ha dimostrato di avere grande intuito quando prima ha aperto la porta in quel modo. Lo chiami intuito, frate? Io quello lo chiamo Falcon Punch. Credo che abbia un talento naturale mai visto. Maestro? Piccolo. Maestro? Io? Per favore, fammi diventare il tuo apprendista. Non ci penso nemmeno. Non so assolutamente nulla su come ci si prende cura di un apprendista. E poi io ho abbandonato le esplorazioni. È la prima volta che mi diverto così tanto. È come se per me fosse cambiato qualcosa. Voglio continuare a esplorare. Cioè, vorrei... Maestro, per favore. Si è addirittura messo in ginocchio, che equivale a una palla e rotola su se stessa. Beh, visto com'è rotondo... L'ho detto. Visto com'è rotondo è difficile dire se sia veramente in ginocchio oppure no. Ah, va bene. D'accordo. Puoi diventare il mio apprendista. Ora metto una cover. Dovete capire cosa ho in testa nel mio cervello. Se non ascolterai quello che ti dirò, allora non se ne farà più niente.
No, è ripartita la musica del gioco. No. Così io e il mio maestro siamo andati a esplorare insieme. Saido Baffe Armacuno Maldo. Ogni mattina, appena mi alzavo, andavo a casa del maestro. Aprivamo la mappa e cercavamo un posto dove esplorare. Andiamo a esplorare questo posto oggi? Questo posto che si chiama la fine del mondo. Ma insomma, come puoi pensare di andare in un posto simile? Wow, tesoro, tesoro. Non cantare vittoria così presto. Potrebbe essere una trappola. Oddio! Maestro, maestro, maestro. Lo aiuterò, ma dopo. Io e il maestro eravamo una squadra fantastica e scoprivamo anche di tesori. Poi, qualche mese più tardi... Quante cose abbiamo trovato oggi, vero? Successo, successo. Domani cosa andiamo a esplorare? Abbiamo appena finito questa esplorazione, già vuoi sapere cosa faremo domani? Domani andremo a esplorare la gola del tesoro. Si dice che quel luogo trabocchi di tesori. Fantastico, non vedo l'ora. Andiamo domani? Di corsa. Ci vediamo domani da me. Quel Pokémon era...